qui si chiama Dellicarli Giuseppe, è napoletano, non sapeva come arrivare alla fine del mese, sapeva che c'era commercialista famoso, gli telefona. Allora il commercialista, invece di andare dai carabinieri, si è rivolto a Francesco Vallefuoco. Francesco Vallefuoco è il camorrista, era quello di prima, quello che aveva minacciato Tiziano Fabrocille, e dice, e qui ci sono intercettazioni, guarda, dice il commercialista a Francesco Vallefuoco, il camorrista, c'è un napoletano che mi telefona sempre, che mi minaccia, mi ha chiesto 20.000 euro, mi dai una mano tu a dissuaderlo, a spaventarlo, perché me lo voglio togliere di torno? Allora, qui leggo l'ordinanza, con linguaggio legale. È indagato Dellicarli Giuseppe perché ha minacciato il commercialista a consegnargli la somma di 20.000 euro con la minaccia di cospargerlo di benzina e dargli fuoco, non riuscendo nell'intento per l'intervento richiesto dalla vittima, il commercialista, di Vallefuoco Francesco, che disponeva che dapprima Esposito Gennaro e successivamente a settembre Zavoli Roberto e Luciano Luigi contattassero Dellicarli per dissuaderlo, reato commesso a Pesaro il 21 luglio 2009 e nel settembre 2009. Allora, a luglio il commercialista ha pagato, a settembre gli ha chiesto 20.000 euro, ha chiesto, il commercialista chiede l'intervento del camorrista, il camorrista chiama a Dellicarli, scusate il termine, se la fa sotto, e i soldi non gliele chiede più, perché Dellicarli era morto di fame, dice sto commercialista ha fatto intervenire la camorra. Questo per dire che questi fatti succedono anche dalle parti nostre. Il commercialista doveva denunciare subito a Dellicarli, già quando gli aveva chiesto 1.000 euro doveva andare dai carabinieri e dire c'è uno che mi ha chiesto 1.000 euro che mi ha minacciato, non pagare. Pagando, il Dellicarli dice se mi ha dato 1.000 euro può darsi che me ne dà anche 20.000, gliene chiedo 20.000, lo doveva denunciare. Invece di denunciarlo chiede l'intervento del camorrista. Quindi perché è una spirale. Questi camorristi vengono usati come un service. E poi il camorrista cosa avrebbe voluto? Infatti questo è il punto, bravissimo. Il camorrista sicuramente gli ha chiesto dei soldi a Piera, al commercialista per fare questo intervento. Però è la mentalità, capito? È quella la mentalità. Di andare, cioè, che è una cosa che da noi non esisteva. Da io questo glielo lascio, lo può andare a vedere che cosa gli ha chiesto il camorrista. No, ma questo che dice al commercialista per... Perché i camorristi vengono usati come un service, come un fornitore di servizi. Uno che da sempre, ho bisogno di riscuotere una somma, mi rivolgo al camorrista. C'è uno che mi minaccia, mi rivolgo al camorrista. Come se il camorrista garantisse una legalità che i carabinieri non possono più... Cioè non mi fido dei carabinieri, mi rivolgo alla camorra per difendere i miei diritti. È questa la gravità dell'azione di questo commercialista di Marotta. Che invece che andare dai carabinieri è andato alla camorra per difendersi. E voi non si fida più delle forze dell'ordine. Ma non va bene. Noi siamo qui proprio per questo, per dire. Ma sicuro che non ci dà la sicurezza. C'è un problema di fondo che è la sfiducia. Io adesso su questo provo a rispondere a tutti, perché quello, il punto che ha toccato lui è assolutamente fondamentale, perché anche noi ci interroghiamo su questo. Allora, qual è la domanda che ci si pone, appunto? Noi abbiamo, io me la sono letta tutta, mi piacciono molto perché, ti ripeto, ci sono una cinquantina di casi e in ognuno si apre un mondo, perché ognuno di queste persone ha una famiglia, una sua storia ed è molto particolare. È gente vera, è gente vera, qui ci sono persone vere. Quindi ognuno, infatti quello sarebbe da leggere, ma ognuno ha la sua storia. Però, ecco, la domanda che ci si pone è questa, perché se fosse uno che non denuncia, e gli altri 49 sì, eccetera, ma per il contrario, 50 non denunciano, perché non denunciano? Infatti, questa domanda, perché non lo fanno? Perché tutti pagano e hanno paura? E tutti ci siamo interrogati su questo, gli stessi investigatori e non giornalisti. Io ho fatto un articolo proprio su questo, però anche a dare una risposta. E la risposta, torniamo a sempre al discorso che faceva anche la vostra professoressa, la domanda che ha fatto la vostra professoressa, è una questione sempre di mentalità. Ed è questa la cosa preoccupante. Allora, perché il mafioso riesce,
perché il nostro codice penale legislatore ha previsto l'aggravante del metodo mafioso e perché il mafioso si muove in questa maniera? Perché nel suo luogo di appartenenza, a Casal di Principe, se tu dici io sono un casalese, non c'è bisogno che aggiungi altro, non c'è bisogno che minacci, puoi ottenere tutto. Perché lo puoi ottenere? Perché sanno benissimo in quel posto che se tu gli rispondi male muori, veramente, non c'è bisogno di far tanto, per esempio, no? Perché in quel posto sanno che loro sono difesi da tutti, la stessa gente con loro, perché sanno che appunto le forze dell'ordine non possono fare nulla, non ti possono tutelare, perché sanno che sono intoccabili. Quindi nel momento stesso in cui tu a Casal di Principe sei di una famiglia dei casalesi, sei intoccabile e non puoi, e nessuno può dire nulla. Vieni rispettato. Ma perché al nord succede questo? Ed è questa la cosa grave, ed è questo, per questo che queste indagini sono fondamentali e sono un campanello d'allarme veramente importante, perché questi signori, questi napoletani che a Casal di Principe sono qualcuno e qui al nord non dovrebbero essere nessuno, purtroppo riescono in qualche modo ad avere un seguito e sul territorio a contare e a smuovere qualcosa. E questo è molto grave, perché è evidente che anche al nord stanno in qualche modo facendo in modo di avere una cerchia, quindi di professionisti, di poliziotti probabilmente, non so, di politici, che in qualche modo li coprono, se riescono anche al nord. Perché io vi assicuro che dieci anni fa, se a Milano andava chiunque che si presentava come casalese, piuttosto che andava da un commerciante a chiedergli il pizzo, gli andava bene se veniva fuori a calci a pedate nel sedere e chiamava un minuto dopo i carabinieri. Ma è questa la cosa grave, è che veramente c'è un'escalation. È per questo che Criminal Minds e Vulcano sono delle indagini che vanno veramente prese come qualcosa di nuovo eccetera, perché qui ne siamo oltre le infiltrazioni. Vuol dire che effettivamente queste persone si muovono al nord come riescono a muoversi al sud. Però c'è un però, e qui arriviamo al discorso, non bisogna aver paura e bisogna denunciare. Io adesso ve lo provo con un fatto concreto, non con le parole, perché io dico sempre che sono i fatti che contano, non le parole. Allora, noi abbiamo tutti questi casi, lui ha detto che c'è solo un caso in cui si denuncia, non è vero, ce ne sono due. Il secondo è divertentissimo, a me ha fatto sorridere. Allora, questi signori, allora, innanzitutto mi lantano, per carino gli dicono che fanno parte dei casalesi, non è vero. Sono cazzati. Non è vero. Ti dico, adesso ti dico, voglio arrivare a un punto, poi rispondo anche alla tua domanda. Dicono che sono dei casalesi, ma non lo sono, però appunto la gente ha paura, come dici giustamente tu, e dice, sono dei casalesi, non chiedo i soldi. Cerco di fare, hanno paura. Finché a un certo punto arrivano da un signore che deve avere sempre dei soldi, questo non paga per una serie di motivi più disparati, perché non ha soldi, perché non ce la fa, eccetera. Questi lo minacciano, cioè ti vedete, abbiamo detto prima, ti ammazzo, gli telefonano, mi fanno le poste davanti a casa, lo schiaffeggiano, finché mi fanno il tutore, finché a un certo punto ancora non paga, dice, vabbè, andiamo dai suoi familiari, no? Classico metodo mafioso. Andiamo dalla nipote, dalla figlia, non so, non mi ricordo bene, con una ragazzina di 20 anni, quindi della vostra età più o meno, no? una ragazza, no? una donna. Vanno da lei e gli dicono, appunto, il napoletano, lei racconteranno le intercettazioni, c'è un napoletano, no, racconteranno le intercettazioni, scusate, l'interrogatorio proprio, comunque insomma racconta gli studenti, appunto un napoletano, così cos'ha, e mi dice che mi ha minacciato mio zio. E lei, quando questo qui va fisicamente da lei a minacciarla, lei fa la cosa più normale del mondo, penso che farei anch'io, dice, adesso io chiamo i carabinieri, ma cosa volete da me? Cosa volete? Chiamo i carabinieri, non gli dice altro, eh? E dice, adesso chiamo i carabinieri, cosa mi minacci, cosa mi ti permetti? Questi scappano come delle lepri, come dei conigli, sono dei conigli fondamentalmente, sono dei persone, i mafiosi, voi dovete sapere, che comunque se si fanno forti del numero e delle armi, presi uno a uno, sono veramente delle merde, scusate il termine, ma sono veramente così, sono dei fifoni, delle persone da poco, dei qua, come dicono loro, sono loro veramente, perché basta una ragazzina di 20 anni per metterlo in fuga, una ragazzetta che gli dice, chiami i carabinieri, non è che gli dice altro, dice chiami i carabinieri, punto, e questi scappano, ce la danno a gambe levate, se la danno. Questo cosa vuol dire? Questo è un fatto, lì dentro è così come lo sto raccontando, né più né meno. Quindi questo cosa significa? Significa che comunque bisogna anche avere in qualche modo più fiducia nelle forze dell'ordine, bisogna in qualche modo, cioè non si può accettare passivamente tutto quanto eccetera. Ed è un esempio parlando di cose completamente diverse, ma come può succedere anche qui col buddismo a scuola, no? Cioè,
5 o 6 persone vi trattassero tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, bisogna dirlo, non è che uno deve stare zitto lì, fermo, buono, eccetera, qualcosa viene fuori. Perché poi guardate che la giustizia non è vero che non funziona, questi sono luoghi comuni, magari un po' lenta, ma ci si arriva sempre. Questi sono fatti nel 2009, poi è vero, sono venuti fuori nel 2011, per carità, tutto quello che volete, sono passati 2 anni, beh però guarda che comunque quelli che li monitoravano, perché poi questi qui in effetti non denunciavano, probabilmente se avessero denunciato li avrebbero anche messi, li avrebbero anche tutelati, questi non hanno denunciato, sono state molto brave le forze dell'ordine, perché tutto questo è stato fatto attraverso le intercettazioni, senza intercettazioni non avrebbero potuto arrivare a sapere certe cose, proprio perché la gente non denunciava, se qualcuno avesse denunciato, tu giustamente tu 2 anni, se qualcuno denunciava andava a dirlo, probabilmente non erano 2 anni, erano 2 mesi, 3 mesi, capito? Quindi, cioè, questo voglio dire, ognuno deve fare il suo dovere, fare il proprio dovere vuol dire anche denunciare delle situazioni illecite che ci sono, cioè dobbiamo approcciarci con più fiducia, insomma, quel discorso che facevamo prima, ci sarà il carabiniere scemo, come c'è il giornalista scemo, c'è anche quello bravo che pazzi, cioè, insomma, adesso voglio dire, se no, se è tutta una barzelletta, insomma, lasciamo stare, voglio dire, non è che si può fare tutta l'erba un fascio. E qui arriviamo ad un altro argomento che volevo toccare con voi, che è quello appunto degli strumenti che hanno le forze dell'ordine, che è quello appunto lo strumento principe nella lotta alla criminalità organizzata sono proprio le intercettazioni telefoniche, visto che anche qui spesso ci sono dei dibattiti sulla liceità o meno di queste intercettazioni, se utilizzarle o non utilizzarle, abbiamo visto anche di recente appunto con gli amici, no, che riguarda con gli amici di Palermo, di quegli amici di Palermo, perché sono veramente degli amici che conosciamo, Rosini, che è il giudice Paci, che sono quelli che dei vari ruoli utilizzano e stanno seguendo la trattativa Stato Mafia, li conosciamo perché abbiamo fatto diverse serate con loro e abbiamo avuto modo, insomma, della loro voce di sapere come funziona la lotta dello Stato contro l'antistato. E le intercettazioni telefoniche sono il mezzo principale, perché poi, come vedete in questo caso, questo proprio è il caso scuola. Abbiamo dei criminali che minacciano, che utilizzano metodi mafiosi, proprio perché utilizzano metodi mafiosi la gente ha paura, non parla, se non ci fossero intercettazioni telefoniche questi sarebbero ancora lì a menare, a picchiare, a minacciare, finché qualcuno si esasperava, appunto, come diceva lui, tra 5 anni, 10 anni qualcuno si esasperava e forse, boh, quindi le intercettazioni telefoniche sono assolutamente fondamentali in questo genere di lotta, insomma. E le forze dell'ordine le utilizzano in questo modo, quindi noi siamo tutelati anche indirettamente, anche quando non siamo di esserlo, per questo vi dico che bisogna anche avere fiducia nelle verità importanti, perché queste persone che probabilmente anche loro facciamo questi discorsi, ma chi mi tutela, dico, ma cioè io i carabinieri non vado perché appunto mi tutela, invece non è vero, già li tutelavano, cioè, già li si ascoltavano, già erano in qualche modo sotto osservazione, la macchina giudiziaria funzionava, avrebbe potuto funzionare più forte, se più velocemente, se appunto queste persone avessero parlato, anche perché vi ripeto, una ragazzina di 20 anni, ma io ho fatto un articolo su questo, li ho presi pesantemente per i fondelli dicendo che una ragazzina di 20 anni li ha messi in fuga questi mafiosi che si facciano grandi, belli, eccetera, presi pesantemente per i fondelli, insomma, tanto che questo articolo è stato acquisito dalla DDA di Firenze, questo articolo, per dirvi, quindi però vanno in qualche modo, insomma, vanno combattuti veramente con la legalità è importante. E anche in questo caso io vi voglio dire un'altra cosa importante che volevo dirvi oggi, la dico in questo momento, mi allaccio, è che per essere, ogni tanto noi sentiamo, voi avete fatto una lezione, mi sembra di aver capito, anche sul giudice, su Borsellino, dico bene, anche qua, eccetera. Ecco, Borsellino è uno degli esempi più virtuosi che abbiamo nella storia italiana, di chi ha dato la propria vita per un'idea, quella della legalità, quella dello Stato che vince contro l'antistato, anche se poi forse lo Stato, quello deviato, ha contribuito alla sua morte. Però, guardate, veramente non voglio fare un discorso retorico, perché io odio la retorica, odio i luoghi comuni, ma vi dico questo, proprio per questo motivo qui, non bisogna essere, per essere degli eroi non bisogna per forza morire, per avere la qualifica, la patente di eroe, assolutamente. Il giudice Caponnetto, che era colui che il pool antimafia, quello che ha fatto il famoso processo, lo coordinava, quindi è morto nel suo letto di malattia, e non vale meno di Falcone Borsellino. Questo lo dico perché chiunque può essere un eroe se fa veramente il suo dovere, se ha la schiena dritta,
credetemi, poi è chiaro che ci sono vari livelli, io non mi paragonerò mai a un più impastato, probabilmente, o ad altri colleghi, non so, l'amico Giovanni Tizian, chissà, un giorno magari lo diventerò o non diventerò, però io nel mio piccolo posso essere, lo so, un eroe, perché ho la schiena dritta, faccio il mio dovere, scrivo. E ripeto, chiunque fa il proprio mestiere, cioè un imprenditore che con dignità cerca di salvare la propria azienda, fa dei sacrifici e così in qualche modo si mette in gioco, un eroe. Chi veramente, un muratore che fa il suo lavoro, ripeto, con la schiena dritta, con onestà, che non ruba, che porta a casa i soldi, mantiene la sua famiglia e mantiene i suoi doveri, è un eroe. Cioè, tutti veramente possiamo, ma credetemi, guardate, questo non è lo so che è difficile per la vostra età, perché mi metto nei vostri panni. Quando venivano da me a parlare, io appunto ero a Milano e mi ricordo venivano già a parlare dei giornalisti, io non sapevo neanche che lo sarei diventato un giornalista, ma di certe cose non le capivo, sinceramente non le riuscivo a capire, mi sembravano veramente un po' parole al vento, le vedevo molto lontane da me, poi le ho capite con gli anni. Ma è importante davvero che ognuno faccia la propria parte, perché solo così davvero questo qui è un paese che può avere un futuro. Se no, un futuro non ce l'abbiamo, ragazzi, veramente, perché poi sentiamo parlare di spread, sentiamo parlare di tanti termini così, anche che veramente li vediamo lontani da noi. Però è importante che ognuno faccia il proprio dovere, iniziando dalla scuola, insomma, ma non solo voi, anche le vostre insegnanti, io. Cioè, io questa mattina sono venuto a parlarvi di queste cose veramente entusiasti, sono stato molto contento, infatti c'è stato un simpatico messaggio dove dice mi dispiace che dovrei perdere 2 ore, io gli ho risposto che no, non è assolutamente una perdita di tempo venire a scuola, insomma, assolutamente. Io vorrei detto alla fine, però lo sottolineo adesso, alla fine lo ringrazieremo, perché comunque David è venuto qui a sue spese, perché sapete, certo, che a scuola soldi non ne ha perso del tempo, no? Poteva fare altro, però è venuto qui, cioè nella gratuità più completa, questo penso dobbiamo apprezzare, anche se ecco. Sì, beh, noi che facciamo questa cosa, ripeto, difficilmente chiediamo proprio perché siamo... E idem anche Ettore, no? Cioè nella gratuità più completa, quindi questo... non lo diamo per scontato, perché sai, siamo abituati, certo. Dice, no, non va dato per scontato, ma sottolineiamo. Allora, abbiamo una ventina di minuti ancora, se Ettore non vuole aggiungere altro, io vi darei spazio alle domande, perché 20 minuti facciamo veramente... Direi una cosa velocissimamente, la ragazza di 20 anni è Chiara Fabrocile, esatto. È la nipote di Tiziano. Chiara Fabrocile abita qui a Fano, c'ha il profilo su Facebook, sta Chiara Fabrocile che ha detto, guarda, a quel punto la Fabrocile, spaventata dalla concreta minaccia rivoltale, gli aveva riferito che avrebbe chiamato subito i carabinieri, poiché possedeva anche il biglietto da visita che le era stato lasciato. La testa che arriva, eccetera, questo qui, Esposito Gennaro, si è allontanato con la lancia Y. È bastato che Chiara Fabrocile gli dicesse, chiamo i carabinieri, che Esposito Gennaro si è allontanato, se n'è andato via sulla lancia Y. Sono fatti, sono scritti qui. Chiara Fabrocile abita a Chiafano, c'è il profilo su Facebook. Se la volete cercare... la potete trovare, una ragazza come voi, c'ha 20 anni sta ragazza. Adesso sì, allora... Ha fatto l'Istituto Polloni e faceva teatro qui a scuola con noi. Ah sì? Potreste chiamarla, chiederle se ha voglia. Se ha voglia, perché parlare di queste cose... Faceva parte del gruppo teatrale della scuola, era anche molto bravo. Cioè, è quasi, tra virgolette, un'eroina, perché lei... sì, lei ha denunciato, il professionista, il commercialista di Marotta ha chiamato la camorra invece di dire chiamo i carabinieri, cioè per dire come cambiano gli atteggiamenti, cioè sta ragazza ha detto è una cosa più naturale, mi stai minacciando, ma io chiamo i carabinieri, quello che dovrebbe fare ciascuno di noi. Questo secondo me ci fa riflettere sul fatto che veramente alla base ci sono le nostre scelte. È una questione di scelte, ragazzi, di scelte da che parte stare. E questo, se vi ricordate, ce lo diceva anche Pippo Giordano, no? Parlando originario, insomma, del quartiere di Palermo, e giocava con i figli, no? Dei mafiosi, e anche lui sarebbe potuto diventare mafioso, ha scelto di essere altro. Cioè,
Certo, forse sì, in realtà come le nostre è più facile scegliere, anche se poi non è sempre così. In altre realtà sicuramente è più difficile, però è sempre scelta, una scelta. Da che parte stare, sempre, ma questo lo fate anche voi tutti i giorni, nelle vostre, nella vostra quotidianità, nelle vostre situazioni. Tutti i giorni scegliamo da che parte stare. E non possiamo sempre dare la colpa alle cose che non funzionano, alla giustizia che non funziona, alla... Sono scelte che ognuno di noi fa. Scegliamo per paura, perché spesso alla base delle nostre scelte c'è la paura blocca sempre. Oppure siamo capaci anche di scelte coraggiose. Alla fine è questo, no? Possiamo veramente parlare tanto di sistemi, però quando poi vai sempre più nell'individuo, sono scelte. Ognuno di noi, insomma, deve fare il proprio mestiere, cioè senza fare agli altri, no? Facciamolo noi. Se tu ragionassimo così, insomma, sarebbe già un bel passo avanti. Ci deve essere. Ragazzi, avete delle domande? Così proviamo a interagire un po', siete qualche curiosità? Non fate i timidi, dai, che tanto... prego. Due domande. Da quanti anni ha deciso di seguire queste indagini e come mai ha deciso di dedicarsi alla mafia? Allora, io sono giornalista, io come ti dicevo ho 33 anni, e, giornalista lo facevo quando avevo 18 più o meno, in un modo o un altro, ho iniziato con lo sport, così mi occupavo di sport, eccetera. E, che sono a San Marino sono 8 anni, e diciamo che da 8 anni mi occupo di fatto di criminalità organizzata, proprio perché ho cominciato a lavorare a San Marino. E tutto parte in maniera molto semplice, e qui guarda una domanda molto interessante, perché a parte per parlare di me che interessa poco, ma è quello che può fare ognuno di voi. Io a San Marino sono arrivato, non sapevo, io conoscevo l'Electronics di San Marino, che è un negozio dove vendono videocassette, non sapevo niente, sapevo manco dove stava di casa San Marino. Sono arrivato lì, come può fare chiunque in una cosa, che giro e comincio a vedere un sacco di appartamenti sfitti. Mi faccio qualche domanda in giro nei vari uffici e scopro che ci sono 6.000 appartamenti sfitti. Lo collego immediatamente, anche perché comunque qualche conoscenza ce l'avevo, al riciclaggio, al possibile riciclaggio. Chiamo l'allora procuratore di Reggio Calabria, Salvatore Boemi, che oggi ha gli appalti proprio in Calabria. Gli faccio un'intervista, che è un'intervista bomba, e da lì parte tutto a San Marino, perché lui dice 6.000 appartamenti. Secondo me sono riciclaggio. L'intervista che creò delle polemiche enormi, da lì cominciarono a spararmi contro completamente, perché ma non è vero, riciclaggio, San Marino, la mafia non sappiamo manco che cos'è, di tutto di più, però quello fu veramente una pietra miliare del mio lavoro, ma anche veramente una storia recente di San Marino, perché da lì parte veramente tutto, perché poi i fenomeni di riciclaggio, i fenomeni mafiosi a San Marino partono tutto dagli immobili, la stessa finanziaria dell'operazione FinCapital utilizzata per riciclare la sede a San Marino ha tantissimi immobili, ricicla attraverso gli immobili, affari di immobili. Quindi quell'articolo fu veramente appunto una pietra miliare. Perché l'ho deciso? Ma perché guarda, io ti dico sinceramente, ho sempre avuto un pallino per la legalità, non mi sono mai piaciuti veramente i soprusi, anche da quando avevo la vostra età, io ero un antibullo. Ma davvero, nel senso che quando rompevo le scatole a un ragazzino, che io tra quattro mi metto dal ragazzino, non ero insieme agli altri quattro che promenavano, oppure ti facevano le angherie. Sempre avuto questa mentalità, una questione secondo me di mentalità, me l'hanno inculcata anche i miei genitori probabilmente, la scuola sicuramente, a Milano ho avuto delle insegnanti ottime, ho avuto questa fortuna, quindi una serie di cose. E ripeto, per fare questo genere di lavoro bisogna veramente crederci, perché come chiacchieravamo con Ettore, io in 8 anni a San Marino ho avuto 60 querele, che per farvi comprendere cosa significa, ognuno di queste querele mi hanno chiesto da 100.000 a 10 milioni di euro di danni, perché parliamo di finanziarie, tutte archiviate per fortuna, ne ho ancora due in ballo, ma se Dio vuole le andranno bene anche quelle. E vi assicuro che qualsiasi collega, ma non per sminuirlo, ma potreste chiederlo a chiunque, gliene basta una di queste e non si occupa più di questi fatti, sia che vada bene che dice mandata bene oppure mandata male, che se a me condannassi uno di questi io probabilmente non potrei fare più nessun lavoro, perché se ti condannano anche a 100.000 euro piuttosto che 10 milioni devo vendere casa, cosa, eccetera, probabilmente non so che fine farei, però ci credo e lo faccio.
E perché poi le mafie utilizzano vari modi per intimorirti. C'è la minaccia legale, che è questa, io ne ho parlato in diverse situazioni in cui sono stato anche intervistato dai nazionali per queste 60 querele che ho ricevuto. Ho ricevuto minacce di morte, sono stato anche per un periodo sotto scorta a San Marino, sotto tutela. Minacce di morte in qualche modo anche suffragate da intercettazioni telefoniche. C'è la macchina del fango, c'è stato un momento in cui addirittura diciamo, facevo parte di Fincapito, non ricordo neanche modo, c'era un mafioso anch'io. Ci sono tanti modi, perché le mafie ti non sempre isolarti. La cosa più importante, se riescono a isolarti, ti posso, ripeto, ci sono diversi modi per isolarti, appunto con le minacce, con appunto le querele, con la macchina del fango, ci sono tantissimi modi. Dopo, ripeto, se uno ci crede va avanti. Io adesso vi devo, così ve lo dico molto tranquillamente perché penso di essere una persona molto trasparente, ho una bambina di 3 anni e mia moglie comunque chiaramente con la quale condivido questo genere di situazioni, non è contenta, è preoccupata, no? Evidentemente di queste situazioni, e questo è un periodo comunque della mia vita dove anche io mi posto a facendo delle domande, per quello dicevo, cioè non è che bisogna essere eroi a tutti i costi, morire di eroismo, eccetera, cioè bisogna anche porsi delle domande, io me le faccio, non pensate che io sia una superman che vengo qua, perché quando mi sono arrivate le minacce io pianto, di rabbia, non di paura, sinceramente ma pianto, non mi vergogno di dirlo. Sono stato male per diverso tempo, mi sono preoccupato, ho avuto paura, ancora oggi ho paura, prego. Ma se continuerà a farlo lungo questo lavoro? Sì, guarda, è una domanda che mi sto facendo anch'io, sinceramente, ti giuro. Non mi sono dato una risposta, però ti dico molto. Se sarebbe semplice dirti sì, figuriamoci, vado avanti fino in fondo, non lo so, mi sto interrogando. Oggi ce la faccio ancora, ho 33 anni, ci credo. Credo che sono intimamente convinto che grazie al mio lavoro sia cambiato qualcosa, perché se no non avrei continuato a San Marino, col libro, con alcune inchieste che sono state riprese da Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Ballarò, Exit, hanno ripreso delle mie inchieste che ho fatto, quindi qualcosa è cambiato, quindi qualcosa ho dato, sicuramente, e sono fiero per questo, penso che anche mia figlia possa essere fiera di questo. Continuerò, è dura, ma non per me, ripeto, perché quando sei da solo è diverso, quando è una famiglia è più difficile, ti assicuro, perché comunque hai molte pressioni, non è facile. Vediamo, sicuramente il mio dovere lo continuerò a fare sempre, questo non c'è dubbio, sia nell'antimafia, sia che se lavorerò al supermercato, che a fare il cameriere. Io ho iniziato a 14 anni a fare il cameriere, a fare la stagione, ho fatto le 14-18 anni, ho iniziato subito. Quindi qualsiasi lavoro farò domani, perché poi sapete, nella vita, ragazzi, cioè prepariamoci, anzi ve lo dico perché siete giovani, preparatevi a fare tutto, perché può succedere di tutto. Adesso non voglio fare il gufo, toccate ferro, non voglio fare il menagramo, però nella vita veramente può succedere di tutto, cioè si può essere ricchi, poi poveri, poi ricchi, si può cambiare lavoro, non si può cambiare, ci può essere un lutto, una malattia, ci può essere, la vita cambia, forse è bello anche se vogliamo, quindi bisogna veramente prepararsi a fare tutto, bisogna essere umili, imparare a far tutto, perché non sai mai cosa ti può capitare, insomma. Abbiamo ancora tempo per qualche altra domanda? Tornando al discorso del commercialista, sì. Ma il numero di questo camorrista dove l'ha preso? Allora, io come ti dicevo prima, spesso erano proprio gli amici addirittura a presentarlo, perché avevano in qualche modo, o perché erano proprio invischiati in qualche modo, perché comunque sapevano, cioè, questo è il fatto più negativo, altre volte uno pensa di fare un favore, andavano proprio, cioè, si confidavano, no? Tu puoi venire da me, dillo, sai che, cioè, non mi danno i soldi, un problema, eccetera, io tipo, guarda, sai che sono molto chiacchierati questi, magari davvero in amicizia, no? Non pensando di più. Prova da loro i soldi te li danno, però sai, c'era molto passaparola, c'erano gli amici e poi perché effettivamente non è un caso che poi sono stati messi sotto intercettazione, perché quando la voce un po' si diffonde, ripeto, le forze dell'ordine non sono scemi, non hanno il naso, se non lo pensiamo,
intervengono, e quindi quando la voce si è diffusa, perché poi appunto, come lui ha fatto una domanda intelligentissima, e dove hanno preso il numero? Si sapeva poi che questa ISE si era chiacchierata, insomma, che davano i soldi, e dopo più o meno il genere, il target era quello dell'imprenditore, quindi gli imprenditori che non male si conoscevano e tutti hanno gli stessi problemi, perché tutti hanno i problemi di accesso, che quindi abbiamo un nucleo di persone che hanno tutte lo stesso problema e che tutte meno male sapevano dove andare a fare, cioè è come, non lo so, dai, voi sapete benissimo magari dove dovete andare, dove, se c'è un amico bravo da quale dovete magari copiare il compito perché sa fare la versione di latino, lo sapete tutti chi è, dai, no? Non c'è bisogno, sapete tutti chi è quello bravo, chi è quello meno bravo, e ovviamente con le dovute proporzioni, l'esempio più o meno è questo, insomma, con le dovute proporzioni, dai, sono cose completamente diverse, così. Poi adesso nelle intercettazioni emerge questo, insomma, quello che ti ho detto. Due parole proprio dure per Criminal Minds? Sì, Criminal Minds, come dicevo prima, è molto interessante, perché anche in questo caso ha diversi filoni innanzitutto, questa inchiesta. Tocca diversi ambiti, tocca diversi personaggi, avvocati, anche qui professionisti seri, stimati, c'è un avvocato molto conosciuto, un penalista con i controfiocchi, lui è mischiato nel ramo, nel filone di inchiesta relativo alla prostituzione. Abbiamo personaggi purtroppo legati alle forze dell'ordine, quello che dicevo prima, perché poi, dicevamo prima, ci sono poliziotti bravi, poliziotti cattivi, qui abbiamo un finanziere